cattivo per essere giusto. Scusami. Sono vendicativo, molto ambizioso, molto. Con più peccati ai miei ordini che pensieri in cui versarli. Fantasia per dar loro forma. Ho tempo per compierli. Guardami. Guardami. E dimmi. Che ci sta a fare la gente come me? A strisciare tra il cielo e la terra. Guardami. Siamo tutti dei bugiardi. Non credermi. Non credermi. Non credermi. Nemmeno quando, arrivando sulla scena, quando il resto è silenzio. Arrivando, io domando, come se non lo vedessi, sentissi, sapessi, domando, dov'è questo spettacolo? Voglio certo prendermi l'applauso, sono Andrea Porcheddu, faccio il critico teatrale. Ci ha già fregato a tutti quanti, no? Già l'incontro è partito bene, no? Ha già fatto il teatro. E io ho avuto il piacere di incrociare molto presto Roberto Latini come artista, come attore, come performer, come regista, come autore, come promotore, organizzatore. E da, ormai sono oltre 20 anni quasi, no Roberto, dicevamo oggi, e ogni volta però l'effetto è questo, cioè ogni volta ci stupisce, ci incanta, no? Ci commuove, e giocando anche sporco, perché poi Roberto Latini gioca sporco, lo sa benissimo, no? Di giocare sui nostri sentimenti, sulle nostre corde emotive, ma tenendo sempre un livello qualitativo altissimo. Allora, sono tante le cose, sono molto felice di essere qui con voi e vi ringrazio per questo invito, sono molto felice di essere con Roberto per fare un po' il punto del suo percorso artistico, perché in questo percorso, nato a Roma con una corsa in motorino, no, così racconta la leggenda, per andare alla scuola di Perla Peragallo, che è stata una delle grandi artiste del nostro teatro, a fianco a Leo De Berardinis, una donna di rara potenza, di rara intensità e di rara follia. Quella corsa in motorino che ha deviato la strada di Roberto Latini l'ha fatto così buttare sul palcoscenico. E in questo percorso da Roma adesso è arrivato a Milano, al piccolo teatro di Milano, quindi un coronamento per tanti aspetti di una creatività appunto ventennale e con delle costanti, con delle variabili geografiche, Bologna e altre città, ma con delle costanti, che in qualche modo in questo pezzo che abbiamo sentito, appena sentito, tratto da uno spettacolo, un lavoro recentissimo su Amleto e su Hamlet Machine di Heiner Müller, ovvero Shakespeare e Heiner Müller, la tragedia, la classicità e la rovina novecentesca, no, della tragedia, il frammento di quel che resta. Ebbene, in questo frammento che abbiamo appunto ascoltato si sono
intercettate, si sono intersecate scritture diverse, e fino a questa battuta, no? Che cosa che c'è da guardare, che cos'è lo spettacolo, where is the sight, no? Dicevamo anche prima, che cosa c'è da vedere, dov'è la tragedia, dov'è rimasta la tragedia, appunto. Allora partirei proprio qui, Roberto, da questa domanda: che c'è da vedere a teatro secondo te? Perché continuiamo ad andare a teatro? Partiamo dalla fine, perché continuiamo tutti noi ad andare a teatro? Il silenzio fa parte della risposta, non era l'introduzione, proprio parte della risposta. E perché dove possiamo stare in silenzio? Risponderei così. Forse è l'unico posto dove possiamo stare in silenzio e in coro. Non c'è un altro posto dove possiamo fare il coro del silenzio. Forse abbiamo bisogno di essere un po' in quel silenzio lì e in tutto quello che accade dentro, addosso, addirittura intorno. Personalmente questo, insomma, anche lo dico da spettatore, mi aspetto questo. Il coro. E l'altro giorno, proprio 2 giorni fa, ero con Chiara Guidi, un'altra straordinaria artista e performer. No? L'Italia sta facendo crescere grandi artisti. E Chiara Guidi parlava proprio del coro, no? Come riscoperta del valore tragico e politico, no? del fare teatro. Normalmente tu sei in scena da solo, si può essere un coro da soli? Intanto insomma il mio da solo è sempre con Gianluca Misiti, le musiche sono sue dal 1994, quindi insomma quasi 25, poi c'è sempre Max Mugnai, quindi insomma io solo non mi sento mai, insomma, neanche, ecco, mi si vede lì, però non ho mai la sensazione di fare lo spettacolo da solo, quindi però questo del coro è sicuramente un concetto contemporaneo, ma forse davvero fa parte di quell'insieme, di quell'appuntamento, così mi fu spiegato un giorno da Perla Peragallo, senza nel suo stile, voglio dire, senza che aggiungesse poi particolari spiegazioni o altre parole, quindi mi disse: tu alle 9 hai un appuntamento, e questa cosa me la ricordo bene. Poi tutto quello che ho nel tempo costruito, immaginato, pensato intorno a questa cosa viene da lì, da questo momento della scuola, dell'incontro con Perla Peragallo quando avevo 19 anni, quindi mi ha tenuto fino ai 22 e ha scelto i miei 19 anni, allora non scelse me, insomma questo. Devo dire che sono molto bravo a non rispondere. Questo... Sì, infatti, lo sto notando, la cosa mi però preoccupa alquanto per la serata. Però vediamo, poi chiaramente ci saranno anche domande da parte vostra. So che avete già visto il teatro di Roberto Latini, avete visto cose, so che alcuni di voi sono andati a vedere l'Arlecchino, ad esempio. Il Cantico dei Cantici. L'Arlecchino chi l'ha visto? Sì, teatro comico. Teatro comico, sì, scusate, certo, teatro comico. Bene, quindi insomma ci sarà modo di parlare. E dei tuoi 19 anni cosa ricordi, a parte questa lezione naturalmente straordinaria di Perla, qual è stato il tuo impatto con la scena? Quella di uno che non ne sapeva niente, lontanamente. La faccio molto breve, insomma, ma mi sono presentato alla scuola un lunedì mattina perché il sabato sera avevo conosciuto una ragazza che era iscritta a quella scuola e quindi... Quasi di rivederla. E quindi tra le varie cose che ci siamo detti quel sabato sera, ma vabbè, poi c'è tutto, volete, non so, posso romanzarla molto di più, però effettivamente insomma questa ragazza mi portò l'informazione delle scuole di teatro. Io ai miei 19 anni non avevo proprio mai pensato che esistessero le scuole di teatro. A teatro c'ero stato 2 volte con la scuola, una volta all'elementare, una volta alle superiori. Poi quella delle superiori l'ho anche ricostruita, insomma, andai a vedere La scuola delle mogli con Gastone Moschin,
che poveretto, insomma, in quel mattinè dovette interrompere lo spettacolo 3-4 volte, insomma, qualche merito ce l'avevo anch'io, quindi... Mentre la primissima, adesso non vorrei fare quello che aggiunge immaginazioni, però perché non riesco mai a mettere a fuoco le due cose, non mi ricordo, cioè non riesco a capire come perfettamente possano coincidere, ma io credo di aver visto il Pinocchio di Carmelo Bene negli anni 70, fine anni 70, insomma, mi portarono le suore orsoline dove andavo a scuola, quindi diciamo che le orsoline e Carmelo Bene non riesco a metterle, o forse i primissimi 80, ma secondo me erano i fine anni 70. Guardia le suore, tra l'altro nella chiesa c'è una tradizione, no, di attenzione al teatro, no, dai gesuiti in poi. E questi sono stati i precedenti, poi sono arrivato appunto quel lunedì mattina e ho incontrato Perla, insomma, e le dissi che sì, scesi dal motorino e salì sul palco, praticamente c'è stato lo spazio di un piccolo dialogo con lei fuori dalla scuola, in cui io dissi che volevo dare un'occhiata e lei mi disse che non c'era niente da guardare, quindi... Però siccome io ero abbastanza western in quel periodo, quindi dissi allora mi iscrivo. Fine del dialogo. Alla scuola di Perla si stava un mese prima di fare il provino d'ammissione, quindi lei aveva tempo effettivo, capacità di conoscere le persone, vederle. Poi è stata una scuola particolare che è stata aperta per 8 anni. Io ho avuto la fortuna di capitare proprio nel primissimo triennio, lei aveva appena aperto e quindi era anche non viziata da se stessa rispetto a un precedente che fino al momento ancora non c'era, non che poi dopo sia diventata nell'abitudine, perché comunque era una persona estremamente unica. Poi parlare di lei è semplicemente ammettere che è stata la persona più importante della mia vita professionale, insomma, senza di lei non avrei fatto niente, quindi, o completamente altro, quindi sì, niente di quello che ho avuto la fortuna di imparare lì lei mi ha insegnato ad imparare, questa è la cosa che più le devo. C'è un legame interessante che poi torna appunto con il teatro comico, cioè una discendenza di tradizioni, non tradizioni, tra Perla Peragallo, Leo De Berardinis, il tuo percorso e gli attori che hai incontrato con il teatro comico, Marco Sgrosso, Elena Bucci, Marco Manchisi in particolare, che erano attori tutti che hanno lavorato con Leo De Berardinis. Ti senti un po' il fardello di questa eredità oppure no? Ma no, in realtà no, perché appunto avendo fatto la scuola di Perla Peragallo io vedevo Leo De Berardinis dall'altra parte, dall'altro mondo, nel senso che per me non erano Leo e Perla, ma erano Perla e Leo, e chi li ha conosciuti sa che insomma Perla e Leo secondo me era più vicina alla realtà di quanto non fosse poi, di quanto non sia diventato. Storicamente, voglio dire. Quindi, insomma, io avevo quei miei 19 anni e veniva lei ogni tanto alla scuola con la sua compagnia, ma la sua compagnia erano questi attori fenomenali che già stavano al Quirino, al Valle, all'Argentina. Io ero sul palchetto della scuola, che era 3 metri di profondità per 5 di larghezza. E quindi quando poi il piccolo mi ha chiamato per una produzione, quindi quando ho proposto teatro comico ho proposto questi attori, quindi chiamarli dopo quasi 30 anni, sono le persone che conosco da più tempo e loro m'hanno visto lì mentre facevo i saggetti della scuola, mentre facevo gli esercizi, e però volevo aggiungere che alla scuola di Perla proprio la modalità di insegnamento era molto particolare, perché noi facevamo ogni mese
due serate di fronte a un pubblico, un pubblico che era di amici, magari l'amico di un amico, insomma, diventava già uno spettatore sconosciuto, almeno nei primi tempi, e addirittura c'erano 30 posti, insomma, a sedere. Quindi molto più di tante sale romane oggi, no? Insomma. E quelle due serate erano, la prima facevamo il cosiddetto repertorio, scene dalla letteratura teatrale che avevamo preparato con Perla Peragallo, insomma, un po' di tutto, da Cavaliere Rusticana a Zo di Vetro, ecco, alla Sgualdrina Timorata, piuttosto che Shakespeare, no, solo il secondo anno, primo anno vietato. E però la sera successiva presentavamo delle scene inventate, si chiamavano così, erano definite così, cioè delle scene dove ognuno di noi eravamo 10 iscritti e io anche arrivai per decimo, ecco, questa insomma non è trascurabile come condizione, diciamo, di quelle cose che sì, insondabili, imprevedibili. Sono arrivato lì, erano 9 iscritti, erano 5 femmine e 4 maschi, e tutto sommato un altro maschio avrebbe, così, quantomeno per la didattica, sistemato le questioni, pareggiato le cose. E però noi ogni mese dovevamo fare una scena inventata che da un minimo di 3 minuti a un massimo di 10, avevamo responsabilità totale su come costruirla, quindi, cioè, partendo dal titolo, dall'argomento, dallo spazio scenico, potevamo chiedere agli altri compagni di corso di essere attori nella nostra scena e quindi imparare a chiedere dando delle indicazioni. Nella stessa serata potevo essere attore in altre due scene, quindi allo stesso modo interpretare le richieste degli altri, dovevo immaginare le luci, dovevo immaginare lo spazio scenico. Nella stessa sera può darsi che fossi io alle luci, alla console, oppure alle musiche. Le musiche erano quelle con l'audiocassetta, quindi che era puntata nel punto preciso. Se c'erano due musiche, erano due audiocassette puntate nel punto preciso, quindi insomma piano piano a tirarla fuori, piano piano a metterla dentro. Però effettivamente una scena al mese per 3 anni, alla fine dei 3 anni lo stile, diciamo, di ognuno di noi era un po' nell'evidenza. C'erano delle scene alla Roberto, delle scene alla Nicola, quindi ognuno di noi aveva acquisito una sua particolare, precisa personalità, insomma, che è quello che succede poi normalmente, perché gli attori decidono costantemente, insomma, la differenza proprio la fanno l'evidenza di quelle decisioni che prendono ogni attore, che prende ogni attore in scena. E alcune sono proprio visibili, altre un po' meno, però è questo il bello, insomma, anche delle repliche. E già questo ci apre altri due temi importanti, no, che vorrei trattare con te questa sera. Dicevi un pezzo di repertorio, un pezzo di scena inventata, che è un po' poi il destino, no, che ti ha accompagnato nella tua creazione. Pezzi di repertorio classici, e anche già ne abbiamo ascoltati alcuni, quindi grandi autori, grandi testi, Shakespeare, dopo il secondo anno, però poi non l'hai più lasciato, Jarry da ultimo, insomma, e altri di cui parleremo. Allora, che cos'è per te oggi un classico? Come scegli il classico? Che valore ha e come lo affronti? Ecco, ad esempio, questo lavoro dall'Amleto, sull'Amleto, fuori, dentro, intorno, addosso, tutto quello che vogliamo rispetto alle possibilità di Amleto, ha nella nostra produzione un doppio titolo, Amleto, poi c'è un più che è una specie di croce non definita di Fortin Brass Machine. Quindi è stato alterato il titolo di Hannes Müller rispetto a Hamlet Machine, però nello stesso titolo ci sono tutte e due le situazioni. E rispondo pensando che l'Hamlet Machine, ad esempio, è un testo del 78, sono passati 40 anni già da una riscrittura come quella. In qualche modo quello che è successo alla tradizione che incontra l'innovazione, e anche l'innovazione diventa tradizione, cioè il teatro di ricerca sembra anch'esso ormai avere una sua tradizione, addirittura proprio con dei codici, degli stili, insomma. Quindi
Più che il classico mi interessa dove succede questa cosa, insomma, quando è che il contemporaneo sicuramente per andare avanti fa un passo indietro e poi cerca di farne due avanti, però quali sono cioè, da dove prende la spinta? Ecco, ho sempre pensato che i classici fossero poi delle occasioni per il teatro, non facciamo goldoni, non abbiamo fatto il teatro comico, abbiamo cercato di proporre teatro attraverso goldoni, attraverso il teatro comico. Mi viene in mente ora, sarà perché Mantova effettivamente, che raccontavo oggi di essere venuto qui 8 anni fa insieme a Sandro Lombardi, facevamo L'uomo dal fiore in bocca. E Sandro in quell'occasione, insomma, gli diedero anche un premio che credo non ci sia più, che era l'Arlecchino d'Oro. C'è ancora? Sì. A proposito di Arlecchino, appunto, ecco. E Sandro, insomma, con Sandro facevamo quello spettacolo lì, L'uomo dal fiore in bocca, più non mi ricordo, era una produzione della compagnia Lombardi Tiezzi, nella responsabilità della mia regia, però insomma, ecco, lavorare con Sandro Lombardi è un privilegio, insomma, quindi anche una responsabilità. Però mi ricordo che uno spettatore a Firenze, dopo aver visto lo spettacolo, mi disse: "Ma scusi, ma Pirandello non si fa così." Con certo anche piglio, quindi io insomma, mi scusai e dissi: "Ma io non lo so come si fa Pirandello, io faccio quello che possiamo fare noi, non lo so Pirandello come va fatto." Quindi anche, cioè, però questa sua, questa sua disposizione, insomma, mi è rimasta per tanto tempo in circolo, e quindi anche i Goldoni, sicuramente qualcuno sarà venuto al piccolo a dire: "Ma insomma, Goldoni non si fa così." Sono sicuro, sono d'accordo. E di sera in sera non si fa, ecco, non so come si fa, però sono sicuro di farlo come non si fa, ecco. Qui abbiamo già un triplo salto mortale, perché appunto Sandro Lombardi e Pirandello, torneremo su Pirandello per parlare tra poco dei giganti e dei personaggi. Ma appunto l'Arlecchino, quindi l'Arlecchino d'Oro, e l'Arlecchino ci collega naturalmente al teatro comico di cui già ci stai parlando, ma anche al lavoro fatto con Antonio Latella, no? Che è stato regista, l'avete incontrato qui con Nicola, il nostro amico Nicola. Antonio ha fatto un allestimento abbastanza dirompente, no? Del servitore dei due padroni, e in quel caso appunto a interpretare il ruolo complicato di Arlecchino era Roberto Latini. Allora apriamo anche questa piccola o grande, importante digressione sull'Arlecchino, no? Su questa maschera che ha incontrato e che sta tornando, è tornata prepotentemente. Arlecchino, no, questo era il nostro Arlecchino, no, e questo anche è stato per il teatro comico, ma anche perché era il piccolo teatro di Milano, perché era il teatro Grassi, quindi parliamo della casa di Arlecchino. Ieri sera sono stato a vedere la serata d'addio di Ferruccio Soleri ed è stato veramente emozionante vederlo a quasi 89 anni, fare due scene, fare la scena finale in cui spegne tutte le candele. È stato veramente bellissimo. Però fare spettacolo lì vuol dire avere a che fare con l'arlecchinità, non soltanto con Arlecchino. E quindi è quello che ha fatto anche in qualche modo Antonio Latella. Ha messo mano praticamente in una cosa che è una specie di patrimonio nazionale, eppure Il servitore dei due padroni è una trama che pochi sanno, però tutti quanti sanno: sì, Arlecchino lo conosco. Quindi, diciamo, è stata un'operazione che secondo me ha smascherato effettivamente moltissime cose. Smascherando Arlecchino, adesso l'Arlecchino che proponevo io dal palco con la regia di Antonio Latella era un Arlecchino tutto bianco, completamente bianco, senza neanche, non dico la maschera, ma neanche un filo di
di Rimmel a zero, quando Brighella diceva ecco, entra Arlecchino ed entravo io, lo sentivo il brivido nella schiena degli spettatori che speravano invece di avere così un po' di colore, ecco, e di... Però è stato uno spettacolo fondamentale, insomma, intanto per il teatro italiano, che è come questo, diciamo, ho un pensiero rispetto ai Giganti della Montagna, che per me è stato lo spettacolo successivo a quell'esperienza con Antonio. E anzi, credo proprio che di dovere a lui tante riflessioni che quelle 84 recite così fatte subito al primo anno e unico di Servitore dei Due Padroni mi hanno messo in circolo. Ossia, nei Giganti della Montagna c'è la questione della paura, ma non si tratta di aver paura, ma si tratta di averne a che fare. Questo è un tema piuttosto contemporaneo, credo, insomma, voglio dire, quotidiano, rispetto proprio anche alla politica, alla geopolitica, a quello che vogliamo aggiungere, diciamo, al nostro quotidiano. E così i classici, non è questione, insomma, è averne a che fare, insomma, è come... come fare ad avere a che fare con Arlecchino, come fare ad avere a che fare con il teatro comico, con l'idea e con tutte, ecco, esempio, con Ferruccio Soleri, dall'alto o dallo sprofondo delle sue più di 2000 repliche. Come fare? Diciamo, io alcune volte, ad esempio, dal palco del Grassi, la sensazione che, cioè, mi piaceva immaginare questa cosa, che quegli spettatori lì, qualcuno di quegli spettatori fosse lì sempre, da sempre, e quindi che avesse visto tutto quello che è passato per quel teatro, e quindi, scusate, proprio sì, uno pensa anche queste cose, ma è un pensiero che ho avuto costantemente, quindi... E per questo anche le citazioni, le evocazioni di altri spettacoli, Giorgio Strehler ad esempio, no? Che sì, però ecco, diciamo, le citazioni, ecco, dico una cosa che se a Leo De Berardini si sarebbe piaciuta per i giochi di parole, ecco, diciamo, c'è un limite in cui le citazioni diventano le recitazioni, ecco, abbiamo fatto una bella recitazione, ma che bella recitazione. Però ho pensato che invece fossero dei riferimenti, non sono... I riferimenti è una parola che ha una sua capacità, se la pensiamo così. Per me è un ferirsi più volte, cioè riferirsi vuol dire ferirsi, continuare a ferirsi, non è citare, insomma. Anche doloroso. Quindi. Sì, doloroso, doloroso per quello che... che è il passaggio per la bellezza, è così, credo. Senti, abbiamo appunto citato, evocato i giganti, e forse però è interessante andare a scavare un pochino più proprio nella cassetta degli attrezzi, no? Cioè nel capire come passi praticamente, tecnicamente nel lavoro da autore a regista a attore, no? Cioè quali sono le fasi, se queste sono assieme, se una succede all'altra, quanto come regista ti rispetti in quanto autore, quanto come attore ti rispetti come regista, no? Sei sempre d'accordo con te stesso mentre lavori oppure no? Beh, sono tutte situazioni diverse, io trovo sempre molto didattico per me lavorare con gli altri, diciamo, quando sono attore. Poi nei casi, insomma, di un regista come Antonio Latella, che è nella capacità, insomma, di... è un po' di più, che è nella fiducia. Ecco, questo è un tema fondamentale, insomma, perché secondo me poi tanto teatro ha questa... potrebbe avere questa questione da... dov'è che gli spettatori si fidano dello spettacolo, quanti spettacoli si fidano degli spettatori, quanti registi si fidano degli attori, quanti attori si fidano del regista. Questa questione qua c'è e si vede anche, proprio si vede, si può vedere negli spettacoli. Antonio Latella è un regista che si fida degli attori, io sono uno che si fida degli spettatori,
che sembra una banalità, ma invece è una delle cose proprio più importanti che penso. E mi vengono in mente anche insomma alcune altre cose. Mi è capitato anni fa di stare per un periodo con Luca Ronconi, e me lo ricordo insomma una volta che l'ho sentito dire che lo spettacolo non deve essere più intelligente degli spettatori, e mi fece effetto insomma detto da lui, che però è anche vero insomma. E quindi che cosa sta succedendo? Proponiamo teatro comico, proponiamo I Giganti della Montagna, che ad esempio è uno spettacolo che non avremmo mai potuto fare senza tutti i precedenti, cioè se Streller, se Leo De Berardinis, Lombardi Tiezzi, Vetrano Randisi non avessero in questi ultimi anni portato le loro versioni dei Giganti della Montagna, la nostra non avrebbe avuto capacità. E quindi vogliamo sentire un pezzo del Gigante della Montagna? Sì, con una piccola premessa, che è uno spettacolo che ancora facciamo, ma che non, in cui non faccio tutte le parti. Penso proprio di non farne nessuna. Penso che l'unico personaggio siano le parole, e quindi che vuoi più? Che vuoi più nascondere? E dove? L'anima, se non hai peccato, la puoi mostrare. Come una bambina nuda o tutta stracciata. Anche il sonno dagli occhi mi sento stracciato. Qua è la campagna, mio Dio, è la sera. L'amavo, hai inteso, e l'ho fatto morire. Questo ormai, caro, d'un morto che non ha avuto nulla da me si può dire. Signore, mi par quasi un sogno, ho un'altra vita dopo la morte. Questo mare che abbiamo traversato. Mi chiamavo allora Ilse Paulsen. Avevo lasciato un buon ricordo di me sulle scene, puro. Un giorno un giovane amico di mio marito, poeta, venne a leggermi un'opera che disse stava scrivendo per me, disse, ma senza più speranza, disse, perché io ormai, dissi, non ero più attrice. L'opera mi parve così bella che me ne esaltai subito, ma compresi bene. Una donna fa presto ad accorgersi di queste cose, voglio dire, quando si è fatto un pensiero su lei. Lui voleva, col fascino dell'opera, riattrarmi alla mia vita di prima, ma non per l'opera, no, per sé, per avermi sua. Sentì che se l'avessi disilluso, lui non avrebbe più portato il suo lavoro a fine. E per la bellezza di quell'opera, non solo non lo disillusi, no, ma alimentai fino all'ultimo la sua illusione. E poi quando l'opera fu conclusa mi ritrassi, ma ormai tutta in fiamme, ormai da quel fuoco, ormai tutta in fiamme, ormai. Come fate a non comprendere
la vita negata al mio poeta, ho dovuto darla alla sua opera. E anche mio marito lo comprese e consentì che tornassi a recitare. Recitare. Per quest'opera. Sola. Facciamo sentire questo applauso perché è molto bello. Ilse, Ilse dei giganti. No, è vero, le, i protagonisti sono le parole. Allora chiediamo... Di, no, non era acceso? Sì. Si sente lo stesso, no? Tanto poi non è che ho questa voce, per cui insomma non è che posso fare grandi cose anche con il microfono. Due cose, Roberto. Protagoniste sono le parole, no? Naturalmente. Per cui che lingua parla il tuo teatro? No, è un teatro che tocca sempre una poesia, no? Arriva sempre a vertici di questioni linguistiche in modo molto alto, no? Qual è la come scegli il linguaggio del tuo teatro? Questa è la prima questione. La seconda domanda, la postura al microfono, no? Avete visto due pezzi diversissimi, uno in piedi e uno seduto, cambiava completamente l'attore in scena, no? Quindi il corpo, l'altro elemento fondamentale anche ovviamente in tutto il teatro, ma anche nella tua ricerca. Quindi la lingua e il corpo, che valore hanno? Vanno un po' insieme. Parto dal corpo. Intanto, insomma, spiegando, ammettendo, insomma, indicando che la voce ha bisogno di arrivare a una sua temperatura, e perché questo sia possibile ho bisogno di portare il corpo a una temperatura. Ci sono delle scene che non potrei mai fare senza aver portato il corpo a quella temperatura, quindi e anche in certe posizioni, certe emissioni, ho bisogno che il corpo si metta in posture diverse perché l'emissione... Ma non è soltanto tecnica, è come se fosse un ambiente anche emotivo, insomma, o mentale. E questo è quello che mi porta al linguaggio. E sì, forse allo scegliere. Io scelgo per attrazione. Insomma, ormai sono arreso a questa condizione qui, forse anche nel lusso, voglio dire, di permettermelo. Quindi... diciamo, se posso rinunciare a una cosa, ci rinuncio. È proprio se mi diventa irresistibile che allora succederà, insomma, nella forma, nei limiti, nelle possibilità del presente. Poi c'è un aspetto tecnico che è da tenere costantemente in un esercizio, perché, diciamo, non, nel tempo... ho avuto proprio voglia di non essere io il limite a me stesso, cioè di non essere io il limite alle idee, e quindi essere invece nella possibilità tecnica di poter eseguire magari o avvicinarmi il più possibile a un'idea e quindi tenermi in un esercizio costante, insomma, di tecnico e anche nella cura. E questa cosa dell'appuntamento di Perla Peragallo per me è fondamentale. Io quando ho spettacolo la sera, insomma dalla mattina, sono nella cura proprio di me stesso, come se mi preparassi per andare a un appuntamento che ci tengo, e quindi mi tengo
spero di essere il più presentabile possibile, insomma. Fai esercizio, fai training, come si dice. Beh, faccio gli spettacoli ormai, insomma, una frequenza tale per cui non, sì, perché poi siamo con tutto il campionario aperto, quindi con anche i rappresentanti, gli spacciatori di teatro, siamo, insomma, che non è così, voglio dire, è proprio, mi fa anche molto piacere poi, diciamo, e quindi mi lamento del fatto che, insomma, fare gli spettacoli incrociandoli fatalmente si contaminano, si differenziano, però insomma capitano dei periodi in cui siamo magari, ecco, recentemente a Roma abbiamo fatto 3 spettacoli diversi nell'arco di 10 giorni e quindi c'è una progressione che non è soltanto cronologica, è proprio di affondo, di accompagnamento, insomma. E torno invece alla domanda di prima, a come accade. Io lo spettacolo non lo vedo, insomma, non lo vedo mai, neanche quando sono regista, raramente sono regista senza essere sul palco, però io lo spettacolo lo sento, a differenza del regista, e quindi diciamo tra le due io non farei a cambio, non, insomma, intanto non ci riuscirei, però tra le due sceglierei sempre di stare nella sensazione dello spettacolo più che nella visione. Nel teatro comico però scendi ferocemente in platea, no? Ti aggiri proprio come una belva in gabbia in quella platea. Dalla decima replica in poi ho aggiunto la discesa. L'undicesima. Perché no, le prime 10 repliche ancora no, ma c'era, insomma, una resistenza dalla platea, diciamo, alcune platee sono così nella consolazione del buio e quindi magari abitate da tanti spettatori eppure disabitate nella questione. Allora ho pensato che di disabitarci insieme e allora cioè di andare a vedere, poi sono, ecco, il buio di platea dal palco è sempre molto diverso. Ci sono dei teatri che hanno certi buio, sono più buio di altri. Mi fa venire in mente Maurizio Viani, che è stato il tecnico magistrale delle luci di Leo De Bernardinis. Una sera a cena mi disse che la cosa più difficile da fare in teatro era il buio, perché c'è sempre una lucina, questo ancora prima dei cellulari. Ormai è una costellazione. Pirandello ci fa parlare anche, ha annunciato un progetto sui 6 personaggi. Che cosa sarà? Sarà intanto uno spettacolo dove io invece non sono in scena, uno spettacolo proprio di Forte Braccio Teatro, quindi della compagnia, una produzione nostra, da soli, però senza di me, quindi anche abbastanza epocale come questione. Però c'è un ragazzo che mi piace molto, che era uno dei ragazzi che avevo scelto per un progetto naufragato a Chiusi l'anno scorso, e poter richiamarne almeno uno in rappresentanza di tutti è una cosa che in qualche modo un po' mi consola, ma mi piace. Poi lui era tra, insomma, sono state circa 470 domande, insomma. Scusa, ma vi ho interrotto. No, quell'esperienza, diciamo, però era abbastanza capace di raccontare, insomma. C'erano 7 posti disponibili non pagati nelle prove, ma soltanto nelle 2 recite, e a questo bando hanno risposto circa 470 ragazzi, insomma, e da una misura veramente della, cioè, al direttore artistico gli ho detto: devi annullare tutto e prendere tutte queste domande e mandarle al ministro e dire che cosa succede, insomma, sceglierne 7, sono riuscito a farli diventare 8. Quello è stato un episodio abbastanza sgradevole, no? Perché poi di tutto questo non si è concretizzato, poi dopo, nulla, sì, purtroppo. Le prime 2 tappe, poi dopo è saltato tutto per una questione locale, il sindaco e il direttore artistico, ma tutti questi 470 sono stati mortificati pure, diciamo, non solo di non essere stati scelti, ma proprio di non essere stati, proprio, come dire, ammessi alla dignità, insomma,
anche del non essere scelti poi. Quindi va bene, insomma, Pier Giuseppe Di Tanno era uno degli otto che avevo scelto e sarà l'attore di questa produzione. E proprio in questo percorso che stiamo facendo, senza strategia, rispetto a un teatro, come anche la proposta che ho fatto al Piccolo, diciamo, il momento in cui il Piccolo Teatro di Milano ti chiama e ti dice di fare una proposta, quindi in quell'occasione sono andato con tre proposte per non farmi dire no, insomma, ovviamente non potevo alzarmi da lì e dire no, grazie. Quindi la prima era Rinoceronte di Ionesco, la seconda forse la dico dopo, e la terza, proprio in ultimo, ho detto Teatro Comico di Goldoni, cioè non possono dirmi no. E infatti la prima mi hanno detto di no, la seconda mi hanno detto no, e la terza non sono riuscito a dirmi no. Però quando vai a fare la proposta, comunque non lo sai come sarà fatta effettivamente, soltanto quello di cui vuoi parlare. Il mio argomento era, mi piaceva avere a che fare, come stavamo già facendo con l'Amleto, il Die Fortin Brass Machine, con una consapevolezza, una coscienza del teatro. Quindi quello è un testo che mi piace moltissimo, quello di Teatro Comico, perché è incredibile rispetto a dove sta e a che cos'è. E addirittura il fatto che finga di essere una commedia, insomma, la metti tra le commedie ma non ha quasi niente. E quindi anche sei personaggi, proprio naturalmente, è una destinazione, insomma, a distanza di 170 anni torniamo nella stessa ma diversa situazione, quindi, però non voglio fare sei personaggi, voglio, diciamo, avere l'occasione dei sei personaggi, e quindi tutto il finale dei sei personaggi, come se fosse metà spettacolo, la parte finale. La seconda parte, mi piacerebbe proprio che si ponesse la questione, lo dico da attore invece, insomma, di questo tempo qui, dell'attore performer. I primi anni 2000 sono stati degli anni, secondo me, teatralmente rivolti proprio ad ucciderlo l'attore, a farlo fuori il più possibile. Insomma, c'erano spettacoli, addirittura compagnie giovani, senza attori o senza qualcuno proprio che fosse in scena, addirittura scene vuote se non appena di passaggio. E poi c'è stata una specie di rivincita dell'attore con una regressione proprio a livello recitativo di 20 anni, di 25 anni, sembrava, insomma, che tanto teatro pure di ricerca non fosse accaduto. Poi c'è stato questo pensiero sulla tradizione del teatro di innovazione. Ora secondo me siamo in quel passaggio possibile, perché siamo nella capacità di riconoscere, di leggere la performatività rispetto all'attoralità, insomma, e quindi di un attore performer riusciamo a capire anche la qualità, perché avanziamo nei livelli, dico collettivamente, di comunicazione, poi è effettivamente quello. E in tutto questo cosa resta del personaggio? Chi è un personaggio? Cioè, è possibile dare una definizione oggi di personaggio? Mentre sto pensando a una risposta, penso a tante altre parole come questa che vengono usate, però interpretate in maniere diverse, come appunto, ad esempio, la parola interprete. C'è stato qualcuno che ha provato a fare non chiarezza ma come distinzione, ecco. Però questo è un esercizio che, se separato invece poi dal fatto teatrale e quindi dall'occasione palcoscenico, dalla situazione in silenzio e in coro, resta soltanto opinionismo, insomma, e quindi diciamo, la differenza è proprio tra... è nel fare, non è nel, diciamo, da questa parte del microfono, ovviamente. E quindi come si fa a fare? Questo è quello che ogni giorno uno si chiede, come si trasforma anche questo fare, come si trasforma attraverso gli spettacoli che intanto uno propone, e come
come vengono trasformati gli spettacoli dalle platee. Ci sono tante platee che non hanno assolutamente idea, o forse la coscienza, appunto la consapevolezza, di quale capacità abbiano le platee di condizionare, di condurre, di trasformare anche gli spettacoli, come se fosse... questo è un vizio che ci viene dalla passività della televisione, insomma, da quella... Ecco, a me piace molto, al piccolo l'ho sentito qualche volta, la soddisfazione di pensare che non potevano cambiare canale. Un po' crudele. No, insomma, mi dispiace molto, ma stasera si trasmette questo e basta. Senti, siamo partiti parlando proprio del guardare, no? Che dice Romeo Castellucci, guardare non è un gesto indifferente, non è un gesto innocente. E adesso stiamo parlando di platea, cioè stiamo girando un po' intorno alla questione dello spettatore, no? Che è una questione, un'altra delle questioni che oggi il teatro si sta ponendo in modo molto forte, molto radicale. C'è un filosofo che parla di spettatore emancipato, ci sono tanti spettacoli che ci coinvolgono, ci fanno... Io poi sono pigro, sono un critico pigro, no? A una certa età, io odio tutti quegli spettacoli che ti fanno camminare, ti fanno provare le robe, cioè non le sopporto. Allora, chi è lo spettatore oggi? Oggi per te, questo interlocutore, anche Ronconi, no, si interrogava sulla ricezione dello spettatore, Castellucci dice il montaggio definitivo avviene nella mente dello spettatore, no? Chi è lo spettatore per te? Ma io non riesco a scinderlo dall'occasione teatro, perché davvero non voglio cavarmela con una definizione, però il teatro siamo, è una cosa che io... Diciamo, è come se io mi prendessi una responsabilità, ma lo dico anche da spettatore quando sono in platea. Ieri sera io ero nella stessa identica eppure diversa modalità con cui vado poi sul palcoscenico mentre ero seduto a vedere lo spettacolo. Sono è la questione se uno si mette lì seduto, come dire, adesso fammi vedere lo spettacolo, no? E io, diciamo, per me mi fai vedere come vedi, sì, perché io ho bisogno di... Cioè, lo spettacolo accade per questo, perché si possa portare, non sono così artista da dire, insomma, fare lo spettacolo anche senza, non lo so, non c'è questione, oppure io non lo so quello che succederà, diciamo, allo spettatore, non posso prevederlo, insomma, sarei veramente... altrove se immaginassi questo. Infatti è quello che poi mi conduce a come fare le cose che faccio. Io, questo è anche con gli attori di teatro comico, è stata la prima richiesta, la prima questione, ma è quello che dico sempre anche a me stesso, cioè di non disturbare lo spettacolo. È una cosa, un'indicazione precisa, insomma, se uno durante lo spettacolo, io non devo disturbare lo spettacolo. Pure mentre sto facendo queste due scene io non devo disturbarle, perché insomma a vedere me ci viene giusto mia madre, insomma, poi le persone vengono, partecipano a un'altra cosa, non a vedere il mio spettacolo. Penso, spero sempre che del mio spettacolo, insomma, gliene freghi niente a nessuno, no, non lo dico veramente davvero. Non è il mio spettacolo, è l'occasione che io propongo, lo propongo in una responsabilità, però una responsabilità che voglio condividere, per questo scendo in platea, perché non ci sto a prendermela tutta io, non devo farti vedere lo spettacolo. È una parola che torna spesso nel tuo lavoro, no? La usavi a proposito del Lubure, il teatro è una responsabilità, no? Approfondiamo questo tema che mi sembra molto bello. Perché incontrarsi non è un atto innocente, insomma, ma è, davvero è l'evoluzione di quella cosa che mi disse Perla, cioè di quell'appuntamento, e quindi che occasione abbiamo? Come dicevo prima, ma come facciamo a fare Shakespeare? Addirittura tradotto, tradotto da chi? Tradotto come? Ma l'abbiamo mai sentito Shakespeare in inglese? Che è una meraviglia a livello proprio di respirazione, è una meraviglia di suono, non soltanto di senso, ma proprio, cioè suona bene nel respiro. Ecco, nel caso di Pirandello, diciamo, una riflessione a posteriori è stata, però
io ho a che fare con le parole pure, con le parole proprio originali, non quelle tradotte, quindi tradite, quindi non esattamente quelle. In certi passaggi di Pirandello c'è la possibilità che abbiamo noi italiani di percepire pure la temperatura, dico proprio del sole di certe frasi, cioè certe frasi che sono Sicilia, come se fosse un lampo, che addirittura certi sapori possiamo dire, e vai a tradurre, no? Come fai? Mi sento tutta, ecco, sì, appiccicata da questa tua mollezza di timidità, cioè, ma come fai a tradurre da questa tua mollezza di timidità? Tra poco vi do la parola per domande vostre, però prima di questo, anche legandosi appunto al tema delle traduzioni, ti è capitato di fare errori madornali, di accorgertene troppo tardi? Cosa fai quando sbagli? Diciamo, c'è modo e modo di sbagliare, ecco, diciamo, quando abbiamo, sì, ho sbagliato, abbiamo sbagliato, l'abbiamo fatto con tutto il cuore, quindi mi assolvo, insomma, mi prendo l'errore, me lo prendo tutto, mi ricordo la prima sera che presentammo Caligola. Me la ricordo anch'io. C'eri anche tu. Diciamo, io non so se era la sera prima, forse sì, la sera prima o la mattina del giorno stesso, decisi di completamente in preda allo specchiamento naturale di quel testo e di quella del testo del Caligola di Camus, decisi di cominciare dall'ultima scena e arrivando alla prima e non si capiva niente, fu un disastro totale. Non capivo niente più neanche io, però e è bastato soltanto rimetterlo al dritto però mi piace anche pensare che la seconda sera, che invece l'abbiamo messa al dritto, senza l'esperienza tragica della sera precedente, non avremmo colto certe cose che invece, se fossimo andati solo dritti, non avremmo... Vabbè, però ecco, quello fu una cosa abbastanza difficile. C'è anche un essere non essere detto dalla fine all'inizio, no? Lo ricordo. Ecco. Quella sì, ad esempio, è una di quelle cose rispetto al discorso di prima. Allora, diciamo, non è un virtuosismo, è dire... facevo uno spettacolo in cui volevo... diciamo, uno va a fare l'essere o non essere dal palcoscenico. Quando ti capita mai di dire essere o non essere? Questo è il problema. Se sia più giusto patire nella mente le pietre e le frecce di una sorte atroce, oppure prendere le armi contro un mare di guai e combattendo annientarli. Ti capita raramente di poterlo fare. Però in quello spettacolo, visto che c'era l'occasione, ho pensato che va bene, questo era l'essere o non essere, ma come sarebbe stato se fosse stato l'essere non o essere? Cioè, questo è l'essere dell'essere o non essere, ma c'è forse un non essere dell'essere non essere? E quindi ho pensato che fosse già interno, e quindi non è soltanto l'essere o non essere, ma essere non o essere, quindi partendo... essere o non essere, se partiamo da qui diventa essere non o essere. E allora lo dicevo al contrario, partendo dalla fine, però è un po' che non lo faccio. Allora, posso... non te lo chiediamo, non te lo stiamo azioni chiedendo. Di non stesso nome il perdono e corso loro il cambiano, questo per proprio puntuale pensiero di gettata squallida, una connorovina silo risolutezza della innato colore il così vili tutti facci coscienza, la così conosciamo, nonché altre sopportiamo, che mali preferire facesseci non ritorna viaggiatore nessun quale dall'inesplorato paese il dopo cosa qualche di paura la se logorante vita una di carico il sotto sudare gemere vorrebbe chi pugnale semplice un conconto il tornare far potessesi qualora indegni dalli ricevono mansueti e giusti che calci e burocrati
aristocratide e l'arroganza, leggi delle lungaggini, le disprezzato e l'amore ferite, le superbi dell'insolenza, oppressori degli ingiurie, le tempo del scherno, le frustate le sopporterebbe altrimenti chi? Disgrazia lunga una vita della cosa fa ecco, riflettere farci idea una vita della tumulto dal strappati saremo. Ci qualora venire possono sogni della sonno morte nel perché l'ostacolo c'è forse. Sognare, dormire, dormire, morire, annientarli combattendo, guadimare un contro armi, le prendere oppure atroce sorte, una di frecce le pietre, le mente nella patire giusto, più sia se problema il è questo. Essere non o essere. Evviva. Non speravamo tanto, questo è veramente un pezzo di bravura. Sì, invece su sognare, dormire, dormire, morire ho invertito. Ed è molto bello che sia stato così. Ora per me, invece di... E va bene. A proposito degli errori. Domande da parte vostra sul teatro comico, su altri spettacoli, sulle vostre curiosità. L'armata branca le... Davvero? Detta fuori microfono. Beh, c'è un legame forte di Roberto Latini con Roma, comunque anche con un immaginario, e quindi immagino, posso pensare anche con Mario Monicelli. E forse me la fanno fare, però non dal piccolo. Però insomma, ecco. Non la diciamo in giro. Ecco, sì. Teniamola tra noi. Un'ultima, altre domande. Altrimenti ne preparo una. Ecco. Dice che le parole sono protagoniste, però la musica è molto forte anche nel cantico dei cantici che ho visto. Assolutamente, sì. La presenza è decisiva. No, è questo che dico, non lo faccio solo. Insomma, il lavoro che fa con Gianluca Misiti, che è il compositore col quale lavoro, e quindi insomma, il lusso in cui sono di poter avere un compositore come primo complice, ci porta a costruire insieme. Lavorate con il corpo, temperature delle parole. Sì, poi non è soltanto la musica, ma è anche il suono, quindi anche come suonano quelle musiche dentro lo spettacolo. E quando interviene Gianluca? Lavorate contemporaneamente sul testo? Entra dopo? In realtà non ci siamo mai dati un metodo, questo è forse il segreto, che ogni volta lo facciamo diversamente. I tempi sono che io gli dico che cosa mi piacerebbe fare, ma non so mai come, e quindi a questo non saper come lui ci va con tutto quello che può, e quindi delle volte magari compone delle cose senza avere la più pallida idea, senza magari neanche aver letto, così a sensazione, altre volte invece rimane fermo fino a un tempo anche preoccupante, poi dopo tira fuori delle cose, oppure magari della cosa che ha tirato fuori invece capiamo che ce n'è soltanto un pezzetto, e quindi ogni volta è diverso. E nel caso del Cantico dei Cantici, ad esempio, una volta preso il testo, a me piace pensare che si faccia un po' da sé, insomma, che è il testo che ci dice se va bene. Prego. Sì. Sì, sì, ma la scansione non è soltanto quella della voce, e questa è la differenza rispetto a usare magari la musica come accompagnamento, come sottofondo, oppure di farlo proprio insieme. Esatto. Sì. E questo accade, diciamo, rispetto al fatto che per me
Cioè, la musica c'è, quindi non disturbo la musica. Lo dico pensando al Cantico dei Cantici, alla bellezza di quel testo, di quelle parole lì e poi di quella combinazione di parole, cioè presa ognuno un po' da sola, non avrebbe, come la poesia, no? Delle volte se lì, perché forse il teatro ti dà questa capacità poi nel tempo, forse il dirle, il darle, no? E di questi tempi ogni tanto leggo delle poesie di Mariangela Gualtieri, è molto difficile, diciamo, non disturbare la poesia pure, perché comunque, oppure ci sono delle volte in certi testi delle frasi enormi, veramente complicate, ad esempio nel Caligola di Camus c'è a un certo punto una frase che dice: crediamo di conoscere il dolore quando perdiamo qualcuno che amiamo, ma c'è una sofferenza molto più terribile quando ci rendiamo conto che anche i dolori non durano a lungo. È tremenda nella sua verità, però detta da un palcoscenico, non c'è altro modo di dirla se non così, cioè il meno possibile, perché tanto è già una sua capacità. Quindi certamente la bellezza è qualche cosa che può passare da un dolore, ma essere ammessi a quella bellezza forse può essere doloroso. Il teatro in questo, insomma, almeno personalmente sono nel pensiero di che delle volte è successo, è capitato ed è stato per sempre. C'è una bella definizione storica, no? Di un grande maestro della regia, dice: il teatro è quella cosa che riduce la distanza tra me e te, no? Cioè un punto di incontro, un punto di anche di condivisione del dolore, forse, no? Cioè darle queste battute dal palcoscenico a noi che stiamo in platea vuol dire condividerle. Sì. Altre domande? Non ci sono, va bene. Allora, io ne ho una ultima per poi non abusare del tuo tempo, della tua generosità, anche perché poi Roberto vuole farci un'altra sorpresa, un altro regalo. E è questa la domanda, cioè aprirei un po' un tema importante, no? Forse per motivi anagrafici, sicuramente, per motivi e per qualità artistiche sei oggi un maestro, sei qualcuno che sta insegnando, sta formando, che ha una pedagogia, che ha un rapporto con nuove generazioni di artisti, anche l'hai fatto con compagnie che a volte si sono allargate per alcuni spettacoli in passato, ma adesso sempre più sistematicamente, e l'esperienza di Chiusi doveva andare anche in questa direzione, ti poni il problema della pedagogia. Allora, che cosa vuol dire per te oggi essere considerato giustamente un maestro della scena italiana? Ad esempio, è un sistema in cui la formazione si è completamente sballata. Insomma, arrivano curricula di attori che fanno 3 giorni di laboratorio con uno, 3 giorni con un altro, non c'è misura, perché insomma pagano delle cifre assurde per fare 3 giorni di laboratorio che sono, come dire, pago per avere la possibilità che tu mi veda e che forse tu mi prenda in uno spettacolo che forse ti faranno fare. La misura è questa ed è molto triste che sia così. Quindi personalmente, diciamo, accetto soltanto
quelle proposte in cui sono le istituzioni a pagare, non gli iscritti, e quindi questo mi sembra un atto politico, di politica, contro questo sistema che produce una quantità di attori. Ogni anno vengono immessi, insomma, dei giovani diplomati o dei giovani attori in un non mercato, e quindi ci sono persone che poi a 45 anni vivono come quando ne avevano 25, soltanto che ne hanno 45, quindi e anche più, insomma. E questo, cioè, quello stare in attesa che succeda qualcosa, appunto, che arrivi la mezzanotte. Abbiamo avviato un programma che si intitola Nosfera, dove il Cantico dei Cantici per me è la quarta delle nosfere, immaginando quel lucignolo che è quello che aspetta la mezzanotte per andarsene. Somiglia proprio a una generazione, a più generazioni forse, che sono state lì ad aspettare che arrivasse il carro per andare al paese dei balocchi. Questo stare lì ad aspettare la mezzanotte. Intanto, appunto, passano i 25, passano i 35, 45, la mezzanotte non arriva, oppure magari è arrivata più volte e non l'abbiamo neanche riconosciuta, oppure siamo saliti sul carro che è andato al paese dei balocchi ed è affondato perché ha preso un iceberg. Va bene. Altre, un'ultima domanda da parte vostra? Prego. No, è stupida, no? Proprio stupida anche a questo. È veramente provocatoria ed è perché lo fa, no? Quindi ci ha raccontato la genesi di questa cosa, da quale un ragazzo stasera, e rilacciandomi a quello che ha chiesto adesso Andrea, ora che a sentire la parola maestro uno dovrebbe rabbrividire, no? Cosa, perché è un tema di responsabilità. Sì. Ma è in questo, diciamo, cerco di, parto dall'ultima, dalla mia resistenza, la cosa che stavo dicendo prima, cerco di resistere il più possibile. Nel caso dei laboratori, workshop, masterclass, ormai, diciamo, si copre laboratorio, insomma, qualsiasi definizione, in realtà si è lì in una responsabilità che ha a che fare con la trasmissione di un sapere. Un sapere che non è mai assoluto, è sempre relativo alla propria esperienza, insomma, in un campo del genere, in una questione del genere, non c'è mai un'assolutezza, se non, appunto, da un punto di vista tecnico, la E aperta o la E chiusa, quelle sono. Però c'è bisogno di, cioè, come fai, non è tanto a metterti nella disponibilità dell'altro, quanto nell'affezione. Io veramente ho problemi di affezione, cioè, diciamo, quando li incontro sono, non so più dove mettermi questi affezionamenti, perché intanto perché so una verità che è la mia, però è anche la verità di tante altre persone intorno che ho visto nel mio tempo, quindi persone che hanno magari più o meno la mia età, e ho visto tanta gente smettere, tanta gente brava smettere, tanta gente capace che non ha avuto invece il caso, in tante situazioni non ha avuto la fortuna, il destino di tante situazioni, o non ha avuto la resistenza. Io sono uno sfinito, cioè, diciamo, il momento in cui, appunto, dice, arrivi al Piccolo di Milano e senti che sei, diciamo, che è successo qualcosa, però sono anche uno che ci è arrivato sapendo di non essere stato estratto a sorte, cioè io me le ricordo perfettamente tutte le serate della mia vita, mi ricordo le cantine, mi ricordo per strada, mi ricordo l'ex bocciodromo, mi ricordo i centri sociali, mi ricordo il freddo. Io a teatro è dove ho avuto freddo, e questo me lo ricordo bene.
E al piccolo invece è difficile avere freddo. E forse, ecco, se avesse... E quella ragazza, dopo l'anno, io non sono andato quindi a una scuola, sono andato proprio a dove era iscritta lei. Ma lei mi disse questa cosa il sabato sera, eravamo usciti in 6, non eravamo usciti in 2. Mentre i due che avevano organizzato la questione stavano capendo se avere o meno una storia, io e altri 3, insomma, eravamo lì a intrattenerci, insomma, a chiacchierare. Una delle due ragazze dice di fare un corso di danza del ventre e fa una piccola dimostrazione, riscuotendo anche un certo successo presso me e il mio amico che eravamo lì. Allora l'altra si sente di dover cercare nelle sue e dice: ah, io invece faccio una scuola di teatro. E per me fu proprio un interruttore, una cosa, appunto, un click. E quindi, insomma, passai tutta la domenica in attesa che arrivasse questo lunedì e mi presentai proprio alla scuola dove andava lei. Lei era, in realtà l'ho cercata anche su Facebook a un certo punto, ma non l'ho mai più trovata e vista. Non so neanche se sia mai esistita. Però dopo, lei ha fatto un anno e poi è andata via. E sono appunto quelle persone che passano nella tua vita, ti devono dire una cosa una volta che hanno esaurito la loro funzione, come quelli che vediamo, poi non li vediamo più. Dice: ma come mai non li vediamo più? Perché hanno esaurito la loro funzione nella tua vita, dovevano dirti quella cosa, e una volta detta è incredibile come passino, e anche noi magari nella vita di altri. Però certe voci restano, no? Certe voci ci accompagnano. Nella mia esperienza di spettatore, alcune voci mi hanno aiutato a crescere, no? Mi hanno accompagnato, e questa è una delle voci che della mia esperienza di spettatore. Però volevo aggiungere una cosa: non bisogna rabbrividire a sentire la parola maestro, non dovrebbe rabbrividire Roberto a sentire la parola maestro. Noi siamo abituati a pensare che i maestri siano solo quelli dei primi, no, i grandi padri fondatori della regia, i grandi anziani, i grandi morti, no? Per me Roberto Latini è Orson Welles, cioè è un maestro del nostro tempo, e quindi deve rivendicare coscientemente, come fa sapientemente, questo ruolo. E penso che tutti noi dovremmo pensarlo per i nostri artisti, per gli artisti del nostro tempo. Non è vero che solo nel passato abbiamo avuto cose straordinarie, no? Naturalmente, è ovvio, ma anche questo nostro tempo è straordinario per tanti aspetti. E i nostri artisti devono essere trattati come tali, rispettati come tali, perché stanno insegnando, ci stanno illuminando. Diceva Flaiano, il teatro illumina la nostra autobiografia, no? Ci dice chi siamo e che cosa stiamo vivendo in quel momento in cui siamo seduti in platea a guardare queste figure, no? Che poi sono sempre là, e ci dicono, ci spiegano, no? Lo stesso spettacolo visto a distanza di anni ci racconta cose diverse. E forse in questo certi artisti vanno sollecitati anche a non aver timore di svolgere questo ruolo. Fateci caso, scusami, ti rubo solo un secondo. Quanto raramente i nostri registi, i nostri attori vengano intervistati su questioni di attualità, su questioni di politica, su questioni del nostro tempo, no? della nostra realtà quotidiana, dei nostri rapporti sociali, collettivi, politici. Invece attraverso il teatro loro ci possono dare delle indicazioni forti, pregnanti. Chi fa teatro lo sa, non è solo questione di raccontare i propri stati d'animo, è questione di avere una responsabilità sul mondo, è questione di avere responsabilità sul nostro tempo, sulla nostra lingua e sulle nuove generazioni. Che teatro, e questa è l'ultima domanda che faccio a Roberto Latini per oggi, che teatro lasceremo, che teatro vogliamo lasciare, che teatro troveremo tra 10 anni? Non lo so, spero. Fra 10 anni di aver aggiunto al mio curriculum spettacoli che non sono soltanto quelli che avrò proposto, se fra 10 anni ancora starò proponendo spettacoli, e dico una parola precisa dicendo proponendo spettacoli,
ma anche spettacoli che io, ad esempio, già ho aggiunto al mio curriculum da spettatore. Ci sono degli spettacoli, insomma, che li ho talmente partecipati da aggiungerli. Ecco, spero che ci sia, che si rimanga in quell'incanto lì, cioè ma secondo me questo è nella natura, nella naturale natura dell'essere umano, di essere umani. E quindi sì. E voglio aggiungere una frase di Flaiano a proposito, insomma, una frase che vi descritta in una recensione anni fa e che dico sempre appunto ai ragazzi quando mi capita, ragazzi, poi pure questa va interpretata. È una frase che non ha scritto per il teatro, ma è perfetta per il teatro. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarla. Grazie, grazie Roberto Latini, grazie a voi. Abbiamo ancora un pezzo di teatro. Non guardarmi. Chi è questa che sorge come l'alba, bella come la luna, impressionante come un esercito pronto alla battaglia? Chi è? Bellissima tra le belle. Dove è andato il tuo diletto? Perché noi possiamo cercarlo insieme a te. Che cos'è il tuo amato più di ogni altro amante? Perché tanto ci scongiuri? Nel giardino dei noci ero discesa. Per guardare i frutti della valle, se fiorivano i melograni, i germogli della vite, la mia anima era turbata, non capivo. Il mio diletto è sceso al suo giardino, tra le aiuole profumate per il pascolo, tra i gigli, e coglie i fiori. Io sono del mio diletto. E il mio diletto è mio. Il mio diletto è candore e passione, il più bello tra mille e mille. La sua testa è d'oro puro, i suoi capelli come grappoli di palma neri, come i corvi neri. Il suo petto è avorio, le sue mani lamine d'oro incastonate di brillanti, le sue gambe colonne d'alabastro su basi d'oro puro, è come il Libano scelto dai cedri, la sua bocca è purezza e desiderio. Questo è il mio diletto, questo è l'amore mio. Sotto il melo dove tua madre ti concepì, lì t'ho svegliata. Non guardarmi, che mi stravolgi la mente con uno solo dei tuoi sguardi. Non guardarmi, i tuoi occhi mi dissolvono, che sei bella, amore, come Tirsa,
magnifica come Gerusalemme, impressionante come un esercito pronto alla battaglia. I tuoi occhi, i tuoi capelli, il tuo sorriso, ecco il mio splendore. Sessanta sono le regine, 80 le concubine, ma unica è la mia colomba, unica per sua madre che l'ha partorita, la preferita. Tutte le fanciulle l'hanno detta beata, regine e concubine tutte l'hanno lodata. Amore, danza, che belli che sono i tuoi piedi nei sandali, fianchi e gambe sono gioielli fatti da un artista, il tuo ombelico sembra definito al tornio, la tua vulva una coppa sempre colma di vino inebriante, i tuoi seni due cerbiatti gemelle di gazzella. Come sei bella, amore, e nella grazia mio diletto, la tua bocca scivola sulle labbra, sui denti come il vino. Io sono del mio amore e del mio amore sento il desiderio. Vieni, usciamo, andiamo fuori, vieni nel podere fino a mattino a vedere se la vite gemma, i melograni, la ti darò la mia fertilità. Se tu fossi un mio fratello, allattato anche tu al seno di mia madre, se ti incontrassi fuori io ti bacerei lo stesso, e nessuno, nessuno, nessuno potrebbe averne a dire niente. Senza vergogna io ti bacerei, ti rapirei, ti porterei a casa, al vino, all'amore, tra le braccia. Tu tienimi come un sigillo sul cuore, come un tatuaggio sulla pelle, perché è forte come l'amore è la morte, e il desiderio brucia come l'inferno brucia, e le fiamme sono schegge di fuoco che neanche il mare può spegnere, nessun fiume può sommergere, non si può comprare con nessun tesoro l'amore, tesoro. Non guardarmi, non guardarmi, non guardarmi, non guardarmi, non guardarmi, non guardarmi, guardami. I tuoi occhi mi dissolvono. Che peccato.
grazie ancora a tutti voi. Grazie.